Ciao amici! Quando mangiate siete preoccupati solo per i grammi e le calorie? Per dimagrire e stare in salute non serve. In una corretta alimentazione conta cosa e come mangiamo e anche l'indice glicemico degli alimenti, che è un fattore da non prendere sotto gamba. I cibi ricchi di zuccheri non solo ci regalano tante calorie in più che comunque fanno ingrassare, ma sono anche pericolosi per la salute perché alzano la glicemia e stimolano la produzione di insulina. Insulina? Chi è? Una ragazza stravagante che vive su un'isola? Ma certo che ne hai di fantasia! È un ormone prodotto naturalmente dal pancreas, che trasporta lo zucchero dal sangue ai tessuti, dove viene o consumato o trasformato in grasso. Quando però l'insulina è troppa, si ha più fame del solito e si produce grasso in eccesso. Vediamo allora insieme come abbassare l'indice glicemico seguendo 6 semplici regole. Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. 1. Scegliere cibi a basso indice glicemico. Meglio integrare nella dieta cibi a basso indice glicemico come pasta, riso e cereali integrali. Questi cibi rallentano l'assorbimento degli zuccheri grazie alle loro fibre. Inoltre, i carboidrati complessi di cui sono ricchi vengono digeriti dall'organismo più lentamente, perciò non generano né il picco della glicemia né quello dell'insulina. 2. No a cibi ricchi di zuccheri semplici. A differenza dei carboidrati complessi, gli zuccheri semplici vengono subito digeriti e assimilati, innalzando così la glicemia e stimolando la produzione di insulina. Meglio evitarli. Sono ricchi di zuccheri semplici cibi come dolci, carote cotte, farine bianche e derivati. 3. Fare il pieno di proteine. Anche le proteine hanno un tempo di digestione lungo, soprattutto quelle animali come carne e pesce. Inoltre, abbinate ai carboidrati, ne rallentano l'assimilazione e mantengono stabili i livelli di glicemia. 4. Più in salute con le fibre. Cereali integrali, verdure e frutta di stagione non troppo dolce sono ricchi di fibre e sono amici della glicemia. 5. Alcuni grassi sono ok. Ci sono alcuni grassi buoni che combattono la glicemia e rallentano la digestione in modo fisiologico. È il caso dei grassi contenuti nel pesce azzurro, nella frutta secca, nel burro di semi, nell'avocado. 6. L'ordine delle pietanze conta. Infine, strano ma vero, mangiare il contorno di verdure prima del primo fa bene alla glicemia. Infatti le verdure hanno l'effetto di creare una sorta di cuscinetto di emergenza nello stomaco, che rallenta l'assorbimento dei carboidrati, spesso presenti nei primi piatti e sempre nel pane. Avete visto, amici, come abbassare l'indice glicemico con queste semplici regole? Per vedere tanti altri video sull'alimentazione per la salute e la forma fisica è facile. Iscrivetevi al canale, attivate tutte le notifiche e scegliete le playlist dedicate. Per sostenere il mio progetto di salute naturale, cliccate su Abbonati al canale. La salute è importante anche per i vostri amici, condividete questo video. Può essere utile. Vivi consapevole e vivi meglio con la naturopatia di Simona Vignali.